Milena Bertolini, allenatrice della Nazionale Italiana di Calcio Femminile. Per me il calcio rappresenta passione, gioia, benessere e energia positiva. Ho incontrato le resistenze che credo un po' tutte le donne in Italia trovano nel portare avanti la loro professione. Chiaramente in uno sport come quello del calcio le resistenze sono state sempre maggiori, e tanti stereotipi, e tanti pregiudizi. Ho dovuto soprattutto lottare contro queste situazioni. Le indicazioni che riusciamo ad avere con la tecnologia sono diverse, sono innumerevoli. Da un punto di vista della match analysis, sicuramente i movimenti in campo, le distanze tra i reparti, movimenti o azioni specifiche nei singoli ruoli, insomma, e tanto altro. Per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, fisico, attraverso il GPS, insomma, riusciamo ad avere tantissimi dati, penso alla potenza metabolica, ai metri percorsi, all'indice di distanza equivalente, cioè quante accelerazioni e decelerazioni una giocatrice fa in campo, insomma, potrebbero essere infinite. Noi poi abbiamo un nostro modello prestativo in riferimento all'attività internazionale piuttosto che all'attività nazionale. Ai raduni hanno, diciamo che come impostazione sono più o meno simili, è chiaro che ci sono degli aspetti un po' diversi, la tecnologia un po' li ha cambiati, penso a come allenatrice nel preparare gli allenamenti, nel preparare le partite, quindi molti più video da far vedere alle giocatrici, c'è tutto lo studio dei neuroni a specchio, che è uno studio molto importante, che dice, insomma, che vedendo azioni per chi ha delle competenze è come se fin quel momento si allenasse, e per le giocatrici credo, insomma, momenti anche, penso ai social, penso al computer, penso a tutto questo, quindi anche un modo diverso di vivere il raduno, anche se è importante non perdere quelli che erano le vecchie abitudini, cioè quello dell'aspetto relazionale. La maglia azzurra e allenare la nazionale è chiaro che è un sogno soprattutto per chi come giocatrice fa di questo la propria passione, quindi il massimo è giocare in nazionale, e come allenatrice, avendo la passione per questo lavoro, avendo fatto tanta gavetta, avendo fatto tanti anni da allenatrice, è chiaro che il massimo di una carriera è quello di arrivare alla nazionale, quindi esserci arrivata è un po' come aver coronato il sogno di una vita. Abbiamo fatto dei passi importanti in avanti, ma quello che manca fondamentalmente è un cambiamento culturale in Italia. Mentre negli altri paesi il cambiamento culturale c'è già stato e sono molto più avanti da questo punto di vista, noi in Italia adesso stiamo partendo col professionismo, però il vero salto di qualità lo farai quando ci sarà un cambiamento culturale e dove la figura della donna nel calcio sarà vista come normalità. Il gioco delle ragazze è un gioco meno potente, meno fisico, ma è un gioco poi più tecnico, elegante e più corale, perché la caratteristica della donna è quella dell'eleganza, dell'armonia. Se tu vedi una ragazza che si muove, una donna quando si muove ha molta più armonia e eleganza, ed è quello che poi mettono in campo. Team System.